E bentornati ragazzi alla decima parte di Pokémon Rubino. Ok ragazzi, eccoci qui a Ciclamipoli. Quest'oggi dovremmo andare al Monte Camino per fermare lo schippiani del Team Magma. Quindi direi di prendere la bicicletta. Zigzagoon lo devo ritirare, mi sembra. Esatto. Sì, perché senza spaccaroccia purtroppo non si fa niente al mondo, vero? E quindi allora adesso andiamo. Allora, per allenare Nuzleaf vi dico già ragazzi che sono dovuto tornare alle cascate meteore, quindi insomma, riportarlo una seconda volta il nostro Zigzagoon. Pier chiedi sì. Allora, quindi, ok, sa già taglio spaccaroccia, i vecchietti non gliel'hanno tolto, bene, perfetto. In questo caso è molto meglio così. E adesso frantumiamo la roccia. Così, bene. Andiamo, dai che ci aspetta la funivia, perché prima non si poteva andare perché c'era il Team Magma, bloccare questa entrata, insomma. Ma adesso, come vedete, sono saliti tutti quanti, adesso possiamo andare a fermarli. Ok, allora, come avrete già visto però, ve lo faccio rivedere, ho portato tutti quanti a livello 30, tranne Pelipper, perché come ben sapete ormai non è un membro ufficiale del team, e quindi mi sono detto vabbè, ascolta, posso anche fare a meno finché non avremo il vero tipo acqua in squadra. Questo problema posso anche, diciamo, ignorarlo. Ok, ecco le prime reclute. Dai, primo, voilà. Ok, la prima è andata via a quel paese. Poi c'è un'altra recluta, oppure chi saresti tu? Vediamo un po'. No, non era una recluta, bensì un magma tenente. Ok, forse sarà l'unico magma tenente. E adesso c'è il nostro amichetto Max. Anzi, mica tanto Max amichetto. Il meteorite, amplificando la sua energia con questa macchina, l'attività vulcanica del Monte Camino. Sul Monte Camino, anzi no, del Monte Camino, aumenta esponenzialmente. Fu. Il vulcano erutterà, sputando lava che si raffredderà e solidificherà. La terraferma aumenterà. Di nuovo tu. Apri bene le orecchie. Il genere umano si è sviluppato sulla terraferma. La terra è tutto, è di importanza vitale. Per questo noi del Team Magma ci impegniamo ad espandere la terraferma. Creeremo più spazio per l'evoluzione di nuove specie di Pokémon. Per l'uomo invece significherà maggiore progresso. Questa è la filosofia del Team Magma. Nessuno potrà intromettersi nei nostri piani, tantomeno chi è ancora in fasce. Io, Max, ti insegnerò cosa vuol dire intromettersi nei fatti degli altri. E parte la sfida contro Max. Ok, eccolo qua. Versione vecchia. Se no ragazzi, la versione di Zaffiro Alpha e Rubino Omega è molto molto, diciamo, più, diciamo, come si dice, insomma, è dotato di occhialetti da fighetto, da nerd. E nulla, la squadra sembrerebbe essere pressoché quella di sempre. Sì, remake o no, la sua squadra dovrebbe essere uguale anche nel remake. Comunque qui ha un Maitiena, lui, per adesso, il 24, che ha provato a farmi turbo sabbia, che non è servito a niente, però. Adesso lui cercherà di usare Camerupt, però io cambio e metterò il nostro amico Pelipper, che tra l'altro sarà di fondamentale importanza anche contro Fiammetta, la prossima capo palestra. Allora, speriamo che ti faccia un buon lavoro, altro che... Mamma mia, Pelipper, eri proprio incazzata, eh? Ah, giusto, è una pellicana, lei. Rispettiamo il simboletto che sta a indicare femmina. Allora, vediamo un po' adesso. Allora, facciamogli un bel scintilla a Golbat, che è l'ultimo rimasto. Che muore anche lui subito. Wow, non lo sapevo io, ragazzi, che era così facile. Pensavo di dovermi allenare di più. Vabbè. E niente, sì, sei stato preso alla sprovvista, ok? Adesso vattene. Olli.
Sì, bla 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 bla. Un mucchio di cazzate stai dicendo, va? Abbiamo già abbastanza terraferma, non capisco che te ne serva altro a fare. Ma vabbè ragazzi, questi qua sono dei matti, lo so. Vabbè, pace, che vuoi farci? C'è gente normale, c'è gente pazza. Vabbè, un conto essere matti per scherzo, un conto esserlo veramente ragazzi, Comunque, rimosso il meteorite da là. Adesso vedremo cosa serve. Anzi, forse lo vedremo un po' più in là. In questa parte però vorrei farlo vedere comunque. Però forse lo faccio vedere dopo, ma vabbè. Allora, per intanto voglio allenarmi contro la capopalestra fiammetta, che faremo nella parte 11 però. Ok, bene. Allora, vediamo un po' adesso come fare. Allora. Sì ragazzi, scusatemi, ma preferisco tenere un po' di lotte, vista la... come si dice? La scarsa... No, non la scarsa durata, beh, che cosa. È anche vero da dire che nella scorsa parte, ragazzi, c'erano un fottio di allenatori, quindi vabbè, forse ho sbagliato a sfidarne così tanti e a fare così tanti tagli, vabbè. Comunque, adesso per allungare la parte, questa volta ragazzi, ho deciso di tenere qualche parte, cioè qualche lotta, giusto per allungare la parte. Quante volte ho detto parte in questa puntata? Non si sa, lo so solo io. Vabbè. Allora, una Mega Ball, ma che bella che è. Ok. E spero che sia anche utile, perché se no non ce ne facciamo niente. Allora, questa è una Picnic Girl, vero? Vediamo un po' chi hai te. Vediamo un po'. Ok, Shroomish. Picnic Girl ci manda contro Shroomish. Federica Picnic Girl. Ok, uno è fuori. Oddish. Venga anche Oddish, dai. Olè. Bene, bene. Il prossimo che farà arrosto? Ah no, niente, è uno Swablu. Servirebbe Manectric, visto che non parteciperà a questa palestra, quindi. Perché sennò non si allena più. Cioè, in futuro sarà molto difficile, ragazzi, da allenare, perché anche quando sarà ora di andare nel deserto vicino, che adesso è inaccessibile perché non abbiamo l'equipaggiamento adatto, ma nella parte 11 forse potremo anche provare a esplorare se facciamo presto la palestra magari. E niente, vabbè, andiamo a cuor di lava? Sì, dai. Ok, dove troviamo una vecchietta che ha un uovo intanto, dal quale non vi dico chi è che uscirà, però vi dico che non è Togepi, quindi fate un po' i conti voi. E facendo anche i conti che non è Eevee e non è nemmeno Riolu, perché non esisteva all'epoca il Riolu. Cioè venne tipo, non so, rivelato nel 2006, se non erro, Riolu. Quindi fate un po' i conti voi. Allora, zaino troppo pieno? Mannaggia. E io che avevo premuto A tanto per dire, ma sì, non ci sarà niente. Invece c'era qualcosa, vabbè. Comunque, top. Lo do per Iper, PS su, così non rompete più le palle, ok? A parte ragazzi che in tutta la mia vita antigeno non mi è mai servito. Ho sempre usato le cure totali. A parte che non credo che mi si sia mai congelato qualcuno. Non so, vabbè. In effetti è difficile congelare un Pokémon, ragazzi, perché non esiste una vera e propria, diciamo, mossa che congela e basta, come Tuono Onda invece che paralizza un nemico e basta. E no, non c'è un equivalente di Tuono Onda che congeli e basta. Quindi sì, è difficilissimo da congelare per quello un Pokémon. Comunque, vabbè. Allora, adesso io vorrei andare su di ritorno. E voi vi chiederete, Jolly, ma sei diventato matto? Perché mai vorresti andare su adesso? Una seconda volta?
Vi spiego il motivo, ragazzi. Adesso dovremmo, se tutto va bene, trovare degli allenatori che non sono del team Magma, che rimpiazzano appunto la zona vuota. Ok, allora qua c'è la tizia col lavottino, che sarebbe l'equivalente tipo di una iramella, cioè cura i problemi di stato ed è la specialità della regione. Ed è anche l'equivalente del dolce gatto, tipo, non so, di Sinnoh, eccetera eccetera. Equivalente di conostropoli di Yunima, eccetera eccetera. Vabbè, ho reso l'idea, dai. Comunque, alleniamoci perché serve allenarsi. Quindi proseguiamo con questa nonnina. Vabbè, ma se ti protegge allora inizio a incazzarmi. Allora, ce ne andiamo a fanculo? No, non ce ne andiamo. Oh, ascolta, adesso te ne vai, ok? Ecco, accuccia. O quantomeno te ne vai, KO. Oh, e vediamo. Madonna, ragazzi. Perché fanno resistenza che tanto poi muoiono? Non si sa. Vabbè. Mistero della vita. Allora, beccata. Cioè, guarda, fa di più a lui che non fa all'altro. Quasi, quasi. Vita al tiro. Una mossa infallibile che però, come penalità diciamo, fa colpire per ultimo. Per ultimo, anzi non penultimo. Penultimo significa un'altra roba. Io ho sbagliato, come sempre. Termine. Ogni tanto mi scappa un termine per un altro. Se prendessi uno Slugma, magari, ragazzi, potrei far schiudere questo uovo anche prima. Ma bisognerebbe essere certi che Slugma abbia, insomma, l'abilità giusta. E poi non è fondamentale per l'avventura, nel mio caso. Però, insomma, ragazzi, io lo tenevo sempre in rubino, uno Slugma, o anche in smeraldo, soltanto per le uova. E mi accertavo sempre che avesse l'abilità Corpo di fuoco, perché se non ce l'ha, ragazzi, poi è inutile come prima averlo preso, insomma. Se ha magma scudo, mi pare che magma scudo non possa fare altrettanto, però non so, devo confermare. Purtroppo ho il telefono a caricare, ragazzi, se no potrei guardare anche su Central Wiki tramite telefono, tramite my phone. Allora, sì, vabbè, 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 dai, dai, dai. Basta parlare, che io voglio soltanto allenarmi, ti prego, ok? Allora, adesso, chi è che non ha fatto niente? Nuzleaf, è vero, non ha fatto niente lui. Purtroppo, contro i tipi fuoco non ci può far niente, neanche dopo. E a livello 31 impara finta, che aspettavo da una vita che imparasse, quindi è meglio forse che ce lo porto. E perché sto cantando non si sa, ma smetto subito, vabbè. Allora, dai, bravo, vai così. Perché ti sei fermato, chi lo sa? Mannaggia te, non ti ho detto di fermarti. Oh, bravo, riprendi, 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 riprendi. Non ti fermare, sai. Oh, bravo. Almeno minimo due devono farne di colpi. Mosse come furia, semitraglia, spara lance. Meno male, guarda. Comunque, ragazzi, allora avevo detto io che volevo andare anche dal professor Cosmi a ridargli il meteorite, che lui praticamente sul monte cammino è stato fregato. In pratica, se gli parlate, vi pregherà, insomma, di andare a riprenderlo. E allora adesso, appena sfidato questo tipo qua, appena finito di lottarci, andremo subito da lui, perché è giusto ridargli ciò che, insomma, il team Magma si è preso senza permesso. Allora, Nature Forza diventa frana. Ok, buona mossa. Come ti sei permesso? Come ti sei permesso? Cioè,
Il bello è che adesso, ragazzi, che ha fatto turbo sabbia, adesso Frana è andata a segno. Prima no. Prima che la precisione era al massimo, no, eh. Anche tu, Nuzleaf, sei un mistero, sai? Vabbè, e ha rifallito, e non dovevo dirlo. Non dovevo dirlo! Adesso continuerà a fallire finché non finisce i pipì. Scommettiamolo? Scommettiamolo? Ecco, ecco, ecco. Ho parlato, ragazzi, adesso non succederà più. Mannaggia a me e a tutte le volte che parlai. Senti, scusami, eh. Allora, prendiamo Zigzagoon. Lo schiavo lo facciamo mandare al tappeto perché tanto, insomma... Eccolo qua. Olè. Se no l'espediente... Solito a che servirebbe? Appunto. Per distrarre l'avversario mentre tu vai a curare l'altro Pokémon, oppure comunque crea un diversivo, perché bisogna allenare Nuzleaf e non gli altri. Insomma, vabbè. Comunque, ah, vabbè, rompere il ghiaccio non ha fatto ridere nessuno la tua battuta, sai? Ok, sappilo. Mio caro campeggista, che ti credi tanto spiritosone, eh? Adesso però bisogna che io prendo quell'antiscottatura, ma forse anche no. Allora, facciamo così, eh. Visto che è solo un'antiscottatura, vado un'altra volta a prenderlo. Vabbè, il problema è che, ragazzi, c'è anche da prendere la pepita, che sarebbe stata molto bella da avere, ma invece no, non si può avere. Non si può avere. Non si può avere. Chi lo sa. Maledetto. Maledetto spazio così ristretto della borsa. Allora, via l'antigelo, via gli occhiali neri. Sì, tanto non ho TP buio per adesso. E quindi possiamo anche buttarci anche quello dentro. Un giorno, quando mi riservirà sta roba, cioè mai, magari forse tornerò e faremo ordine. Bene, ragazzi, adesso con la solita transizione io andrò a tagliare questo pezzo qui di video e ci ribecchiamo a Brunifoglia, così andremo a ridare al professor Cosmi ciò che il Team Magma gli ha ingiustamente sottratto. Bene, ragazzi, eccoci qua. Allora, il professor Cosmi dovrebbe abitare, se non erro, qua. Allora, vediamo un po'. Eccolo qua. Vediamolo un po'. Oh, non avrei mai dovuto farmi raggirare dal Team Magma e rivelargli dove si trovano i meteoriti. Quel meteorite delle cascate Meteora non sarà più mio. Oh, ehi, ma... quello strumento non può essere. È il meteorite rubato dal Team Magma alle cascate Meteora? Ti prego, posso averlo io? Non lo voglio gratis, ovviamente. Che ne dici di questa MT in cambio? Vediamo che MT è. Questa MT è un segno della mia profonda gratitudine. Usala, ti prego. Sì, signore capo padrone. Ok, MT27, ritorno. Eccola qua. Come promesso, noi siamo onesti e ridiamo il meteorite. E adesso... lei chi sarebbe? La moglie, forse? Guarda il professor Cosmi, è così felice, sembra un bambino. Eh già. Ma anche noi, quando, insomma, riabbiamo una cosa... Riabbiamo. Insomma, riotteniamo una cosa perduta, sembriamo dei bambini, felici come una Pasqua, insomma. Un po' tutti, quindi, vabbè. Questa cosa comune un po' tutti, sì. Allora, comunque, se non erro, la squadra è da curare, perché di sì. Se non erro, la squadra sarebbe da curare, quindi perché no? Ecco qua. Ma attenzione, c'è qualcuno lì che non abbiamo, insomma, mai conosciuto, quindi direi di andare a conoscerla. Perché finché è una donna... Vabbè, lì ci sono arrivato, quindi... Allora, vediamo un po' chi è lei. Allora, te chi saresti? Vediamo un po'. Lei è Lanette. Ok. E ok, si occupa del sistema memoria Pokémon nella regione di Hoenn.
o come direbbero, insomma, i narratori nell'anime, visto che lo sto riseguendo, la generazione, la terza generazione dell'anime, la regione di Hoenn. Non so perché sono così precisini, ma vabbè. Oh, insomma, voleranno, cioè, pronunciarla così? Va bene, pronunciatela così, Hoenn. Ma io, ragazzi, visto che non mi ricordo mai come si pronuncia, la pronuncerò semplicemente Hoenn. Hoenn. Anche se dice il narratore la regione di Hoenn. La regione di Hoenn. Boh, vabbè. Non ci riesco. Insomma, è difficilotto da pronunciare. Hoenn. Hoenn. Comunque, mi alleno contro questo Zangus. E olè, guardatelo. Se ne va sconfitto. Ok, bene bene. Adesso lei mi dà qualcosa? Una bambola Sidot. Ok, va bene. Grazie mille. Però i basi segreti ne ancora ce ne ho. Basi segrete. Vabbè. Ok, eccolo qua. Un Sidot vero questa volta però. Allora, però io me ne vado, sapete? Io me ne vado perché sono stufo di trovarmi in questo luogo qua. E poi perché anche, insomma, dovremmo andare noi da tutt'altra parte. Certo, potrei discendermi, cioè, potrei andare in discesa d'altra parte, insomma, però vabbè. Io vado di qua perché mi gusta di più. E quindi va bene. Andiamo di qui. Tanto è una cosa molto semplice da attraversare. Basta andare nel tunnel Menferro, passare per Mentania. E noi ci salutiamo adesso a Cuor di Lava. Se è ora, se non è ora, fatemi vedere un attimino che... Vediamo un po'. Ok, 24 minuti, dai. Però c'è un po' di spazio, come si dice? Cioè, c'è un po' di parti del video da tagliare, quindi vabbè. Posso anche andare verso i 28 minuti, tanto dopo. Quello che ho da tagliare, ragazzi, non siano qualche minutino scarso. E quindi vabbè. Dai, vedrò un po' adesso, appena arrivo, di chiudere la parte. Anche perché voglio fare un qualcosa di leggero ogni tanto. Non sempre 3000 cose in una parte. Vabbè. Signorina, lei mi porta lassù? Grazie mille. Ed ecco la cenere vulcanica che sta scendendo lentamente. Già. Comunque, facciamo una carità a questa povera vecchietta. Dai, ti compro non un lavottino, ma due lavottini. Ok? Anche perché, ragazzi, servono molto. E sono più convenienti di un accuro totale che costa 600 invece di sui 200 a lavottino. Che se non erro, lavottino. Allora, dovrebbe essere lava, in riferimento a Cuor di Lava, e fagottino, tipo, vabbè. Sì, dovrebbe essere quello, tipo, il nome. Oppure lavottino. Biscottino, non so, vabbè. Quindi, ragazzi, vabbè. Un dolce tipico, vabbè, della regione di Cuor di Lava. Della città di Cuor di Lava, vabbè. Vabbè, specialità locale. Non lo dice. Non lo dice a cosa fa riferimento, però vabbè. E intanto l'ho detto una prima volta, questa cosa qua, mentre mi stavo quasi soffocando. Ma vabbè. Allora, come procede il mio uovo a proposito? Niente. Nessun progresso, ma guardalo te. Niente, ragazzi. Allora, vabbè. La pepita io devo ancora venderla o l'ho venduta? Bueno, 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 bueno. Adesso... Sì, potrei anche fermarmi qua. Anzi no, guarda. Visito un ultimo posto e poi, ragazzi, ci fermiamo.
Allora, questa ragazzi è un'erboristeria, fin qua la vedete, no? E infatti, come vedete qua, vendono quattro tipi di strumenti che sono uguali a, rispettivamente, revitalizzante, cura totale, revitalizzante, no, sarebbe un'iperpozione questa, sì, l'equivalente di un'iperpozione, e questa invece sarebbe tipo un'equivalente di una superpozione. Quindi fin qui l'è chiaro, dai. Allora, lui ci ha detto comunque che se lo diamo i Pokémon nostri ci odieranno. E niente, quindi è da evitare di prendere cose da questa signorina. Invece ragazzi, io sono andato da questo vecchietto adesso e mi sono fatto dare una carbonella, che darò prontamente a Combusken, visto che potrebbe sempre servire, quindi non vedo perché no. Allora, tu tieni questo. Allora, lui invece si tiene un Miracle Seme. Ok, anche perché si mitraglia già debole così com'è. E dopo, se non impara altro, veramente ragazzi, sì, se non impara altro siamo fregati. Ok, grazie mille, infermiera Joy. Ultima cosa, adesso voglio insegnare Undershock. Scusate se mi prendo un po' di tempo per risistemare i moveset, però c'è bisogno. A Manectric, al posto di, mi sembra, Grido di lotta, che tanto attacco rapido è già forte così, insomma. Non so, Grido di lotta mi sembra sprecato. Ok, allora, adesso vi salvo ragazzi e ci vediamo nella parte numero 11, che sarebbe di domani, di venerdì. Se questa vi è piaciuta, come al solito, dovete mettere un bel mi piace per supportarmi, commentare e iscrivervi al canale. E per supportarmi ancora di più, se volete, potete condividere il video con i vostri amici, visto che io, insomma, per chi non ha visto le parti precedenti, lo voglio ridire. Sto cercando di ottenere molte più visualizzazioni rispetto adesso e sto cercando di crescere come numero in generale.